cuore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Buona domenica. Oggi è la terza di Quaresima e accogliamo il Vangelo che ci viene proposto. Ed è il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetto 13-25. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombi disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Amen. Carissimi, in questa terza domenica di Quaresima abbiamo un brano dal Vangelo di Giovanni in cui si sta avvicinando la Pasqua, così come anche noi stiamo compiendo questo cammino. È un tempo quindi in cui stiamo rivalutando la nostra vita, stiamo riflettendo sui passi da compiere verso Gesù risorto, che è la nostra Pasqua. Gesù sale a Gerusalemme e accade un fatto molto particolare, cioè di fronte alla vista di quello che Gesù ha trovato, ovvero buoi, pecore, colombe, venditori, cambiamonete, Gesù si altera, Gesù si arrabbia, si indispettisce, si irrita. È una delle pochissime situazioni in tutto l'arco del ministero pubblico di Gesù in cui Gesù stesso si arrabbia. Non solo alza la voce, ma anche compie dei gesti di ira, potremmo dire, perché rovescia quindi i tavoli con il denaro, rovescia i banchi e dice: «Portate via tutte queste cose». Era mosso non da un'ira umana, quella che possiamo avere tra di noi quando ci arrabbiamo, ma era mosso dallo zelo per la casa di Dio, perché sta scritto: «La mia casa sarà casa di preghiera». E Gesù, dopo che aveva visto che nel Tempio è il luogo per eccellenza dove doveva abitare, ospitare la presenza di Dio, l'arca dell'alleanza, ospitare sacerdoti, sommo sacerdoti, i fedeli che venivano ad ascoltare la parola, la Torah, e venivano anche a offrire sacrifici, ecco, proprio in quel luogo
c'era mercato. In quel luogo c'era confusione. In quel luogo non c'erano situazioni pure. Ecco perché Gesù si altera. E noi potremmo davvero chiederci oggi che cosa dice in questo nostro, in questo mio cammino di Quaresima, che cosa ci dice, che cosa mi dice il Signore Gesù. Innanzitutto che la mia casa è una casa di preghiera, non è una casa dove deve esserci di tutto, dove io devo accogliere tutto quello che sento, che mi viene offerto, mi viene proposto dal mondo, dove c'è tanta confusione di idee, di valori, mi piace, non mi va, ma al centro delle nostre case deve regnare il Signore Gesù. Ecco perché sta scritto: la mia casa, la tua casa, sarà una casa di preghiera. Gesù dice: voi avete fatto di questa casa un luogo di mercato. Allora chiediamoci, interroghiamoci, come va la nostra vita nella famiglia, come va la nostra vita personale, come va non solo la nostra abitazione, quindi le nostre relazioni, se Gesù è al centro, ma anche come va la mia vita, la mia relazione con Dio. Chiediamoci se davvero non lascio entrare troppe idee, troppe cose. Guardate questo tempo anche di pandemia in cui ci sono tante paure, tanti scoraggiamenti, ci sono le questioni delle vaccinazioni, ci sono le questioni delle aperture, ci sono le questioni di come annunciare il Vangelo, tante questioni che sempre possono interrogare la nostra vita di cristiani, interrogare la nostra vita di fede, e molte volte, fratelli e sorelle, ci perdiamo in tante discussioni, ci perdiamo in critiche, ci perdiamo in riflessioni ulteriori e ci allontaniamo, potremmo dire, dal kerygma. Ci allontaniamo dalla parte più essenziale del Vangelo. È Gesù stesso che poi dice: distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere. È Gesù che dice: io vi mostrerò il segno, l'unico segno per cui vale la pena vivere la vostra vita di fede, la mia passione, la mia morte, la mia risurrezione. Questo deve essere il centro della nostra vita. Ecco il cammino di Quaresima, che cos'è se non un dimenticare, un tralasciare, un mettere da parte tante vane discussioni, ma anche tante vane sequè. Vado da una parte, vado dall'altra, invoco un santo, faccio una preghiera, faccio un'altra, provo questo, provo l'altro. Andiamo diritti da Gesù, carissimi amici. Non perdiamoci in chiacchiere spirituali. Cosa vi sto dicendo? Vi sto soltanto leggendo la parola di oggi. Oggi la seconda lettura della prima lettera ai Corinzi dice: fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano la sapienza, noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Amen. Guardate che è San Paolo che ai Corinzi, a noi, ci dice: lasciate perdere tante cose che ci offuscano il cammino di fede. Andate diritti al Cristo crocifisso, morto per noi, risorto per noi. Certo che possiamo parlare di risurrezione anche nella Quaresima. Non è che dimentichiamo che Cristo è risorto, perché è Quaresima. Quella è la meta, non solo del pellegrinaggio quaresimale, ma del pellegrinaggio nostro terreno. Vivere in Cristo risorto.
Quindi vi invito, cari amici, oggi ad andare all'essenzialità della nostra fede cristiana e tralasciare tutto ciò che potrebbe essere nel Tempio il mercato, le idee, i contrabbandi di idee, di pensieri, di mentalità. Andiamo da Gesù crocifisso, andiamo dal Gesù nostro risorto, dal Gesù che tutto questo ha fatto per la nostra salvezza. È una stoltezza certo per il mondo, ma per chi crede è potenza di Dio. E allora vi invito in questo momento ad aprirci a Lui e a dirgli: vieni Signore Gesù nelle nostre vite. Noi ti vogliamo invocare oggi, ti vogliamo invocare nelle nostre case. Fai delle nostre abitazioni, oh Signore, le tue case di preghiera. Fai di ciascuno di noi dei luoghi in cui tu possa dimorare. Signore, io voglio accoglierti oggi come il Salvatore che ha sofferto per me, che è morto per me e sei risorto donandomi vita nuova, nuove soluzioni. Che questo tempo quaresimale possa essere una conversione alla tua azione meravigliosa per me, una conversione alla tua azione salvifica per me e soprattutto rendimi la gioia di essere salvato. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, fissiamo il nostro sguardo su Gesù crocifisso, morto e risorto per noi. E lasciamo perdere tante vane discussioni spirituali. Cristo è colui che conta. Cristo è la nostra forza, la potenza di Dio, la forza della nostra vita. Buona domenica, grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Adoro te.